Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un effetto di stabilizzazione all'interno di After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Praticamente io ho importato all'interno di After Effects questa sequenza di questa ragazza che corre. Come vedete, allora, l'inquadratura è pressoché fissa, quello che si muove soltanto la ragazza, ma io voglio andare a rendere fisso il punto, ad esempio, della testa della ragazza. Quindi la testa della ragazza mi rimane fermo in un punto mentre tutto il resto si muove. Per farlo andremo ad utilizzare appunto l'effetto tracciatore. Qua di fianco potete trovarlo, se non ce l'avete lì andate in finestra, selezionate tracciatore. Quindi selezioniamo la nostra clip, andiamo sotto tracciatore e andiamo a fare stabilizza movimento. Come vedete si apre il nostro livello del nostro video e io praticamente gli vado a dire di selezionarmi come punto il volto della ragazza. Quindi vado a selezionare il volto in questo modo. Una volta selezionato gli vado a dare play e lui mi calcolerà praticamente tutti i movimenti che mi fa il volto della ragazza. Bene, una volta che ha finito appunto di fare tutta la sua tracciatura, facciamo applica, gli andiamo a dare x e y, facciamo ok. E se noi adesso andiamo a vedere, quello che succede è questo qua. Ovviamente dobbiamo adesso andare a sistemare il nostro video, quindi andiamo su trasformazione e dobbiamo andare ovviamente a zoomare il nostro video in modo da togliere completamente le parti nere. Pian piano andiamo avanti e vediamo che nulla esca. In questo caso possiamo anche andare a abbassare la posizione, non il punto di ancoraggio, perché come vedete il tracciatore ha creato dei fotogrammi, quindi il punto di ancoraggio lo lasciamo stare e ci muoviamo solo in posizione. Quindi io vado ad abbassare leggermente la y e vado a vedere che niente. Mi esca dalla mia immagine, io direi in questo modo. Se noi adesso andiamo a far play, il nostro risultato è questo. Come vedete il volto della ragazza rimane fisso. Per maggior conferma possiamo anche andare a fare una cosa, andiamo, prendiamo i nostri righelli, andiamo a centrare il volto della ragazza. Se andiamo a vedere, il volto della ragazza rimane sempre all'interno di questa inquadratura. Quindi questo è un effetto molto bello, a mio avviso, di blocco di stabilizzazione appunto di un video. In questo caso nel viso, ma possiamo farlo di qualsiasi parte. Io ho fatto anche altri esempi di video, questo. Anche qui ho bloccato l'immagine sulla testa della ragazza. Adesso vado ad abbassare, perché altrimenti è molto lento il video. Come vedete anche qui il volto rimane sempre fisso. Stessa cosa qui. Qui in questo caso sono andato a fissare sull'elastico della ragazza. Infatti se andiamo a vedere, la nostra immagine è sempre ferma qui. Rifacendo la stessa prova, andiamo in righelli, andiamo a selezionare più o meno il centro dell'elastico e se andiamo a vedere, l'immagine è sempre fissa in questo punto. Questo sarebbe il suo video originale. Se io vado a centrarmi sull'elastico, vado a vedere
come vedete non è centrato, cioè c'è la telecamera fissa di loro che corrono, quindi non è bloccato l'immagine sulla testa della ragazza, ma bensì su lo sfondo in generale. In questo caso però, usando appunto la stabilizzazione del movimento, possiamo andargli a dire, adesso vado a eliminare le griglie che non ci interessano, possiamo andargli a dire benissimo di ancorarmi questo punto in modo che il video praticamente rimane ancorato qui mentre tutto il resto si muove. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Secondo me è molto un effetto molto carino, ma soprattutto in ambito sportivo, in videoclip musicali è una cosa anche abbastanza utilizzata di solito. Quindi niente, questo è tutto. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o richieste commentate pure, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!